Assolutamente, sono, devo dire, soddisfatta per quelli che sono oggi i numeri in gestione al Ministero del Lavoro. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti a marzo del 2023, questo ovviamente non vuol dire che non ci sia ancora tantissimo lavoro da fare e soprattutto da mettere a terra tutta una serie di misure che poi parleranno e intercetteranno anche quelle che sono le nuove scelte, soprattutto i nuovi strumenti che abbiamo messo in campo con la legge 85 del 2023, il decreto lavoro approvato a maggio e che è stato convertito nei giorni scorsi. Abbiamo una stagione importante davanti con il supporto per la formazione e per il lavoro, l'assegno di inclusione. Tutto questo si interseca con quelle che sono poi le misure in gestione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come dicevamo stamattina, la missione 5 per il 50% è in gestione al Ministero e ha degli obiettivi e dei target molto importanti che vedono coinvolti i comuni in prima battuta, ovviamente anche le regioni per quel che riguarda il potenziamento dei servizi per il lavoro e tutte le attività che poi sostengono l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Però devo dire, ecco, che l'ottimismo rappresentato anche dall'esponente della Commissione per noi è poi il sentimento che deve caratterizzare la nostra attività quotidiana, certamente con la massima attenzione alla complessità della gestione della macchina del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla necessaria semplificazione di alcune procedure. Ho ascoltato il Presidente De Caro, concordo che laddove si può semplificare, ovviamente ponendo massima attenzione a tutte le tutele e alla necessità di essere rispettosi dei dettati delle norme di legge, però laddove invece sotto il profilo burocratico è possibile semplificare, diamo un sostegno e un aiuto alle amministrazioni che in questo momento stanno facendo un grandissimo lavoro e che in un futuro non lontano, ma anzi molto prossimo, saranno anche protagoniste della gestione del nuovo assegno di inclusione.